Un modello di ricostruzione sostenibile. A richiederlo, in occasione del congresso del CONAF a Perugia, i territori colpiti dal sisma. Per Norcia il modello sostenibile di ricostruzione deve certamente seguire il solco delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali. È evidente che dovremo studiare condizioni e situazioni diverse, in parte per la ricostruzione degli edifici privati e in parte per la ricostruzione degli edifici pubblici, soprattutto quelli di carattere storico e culturale. Lì abbiamo da sancire una nuova scuola di restauro materialmente, di questo si tratta, perché mentre il patrimonio di immobiliare privato ha di fatto retto all'urto violentissimo del sisma, sia quello del 24, ma poi quello del 26 ottobre e anche quello del 30 ottobre, il patrimonio storico-artistico allentato dalle prime scosse e poi tracollato in qualche modo con gli eventi sismici del 30 ottobre. Ebbene, abbiamo bisogno di nuove tecnologie, di nuovi materiali, abbiamo bisogno di far sì che la storia ci insegni ciò che probabilmente è necessario fare e quindi tradizione e storia e innovazione dovranno essere la chiave di volta anche per il modello della ricostruzione.